Questo disagio che già era, diciamo, si stava incrementando prima dell'esperienza della pandemia e poi successivamente della guerra, si è ulteriormente, amplificato, nel senso che la pandemia e la guerra non sono state causa, ma hanno avuto un effetto di catalizzatore. Questo anche perché forse per un ragazzo o per un genitore, se pensiamo a minorenne, dire che il proprio figlio è in difficoltà perché c'è stata una pandemia, insomma, è più semplice chiedere aiuto per questo piuttosto che per una condizione che poi mette in gioco in prima persona anche il ruolo dei genitori. Credo che quello che lei dice si riferisce a una dimensione che io chiamerei narcisismo sociale, cioè nel senso che viviamo in una cultura, in una società in cui la performance, il successo sono valori forti della nostra cultura, è diciamo la cultura della popolarità in cui tutti possiamo avere successo, no? Che nasce anche in una dimensione democratica, diciamo, no? Se pensiamo a internet che è fruibile a tutti, le informazioni sono fruibili a tutti, posso mettere il mio volto se voglio, chiunque lo può fare, chiunque può avere successo, può diventare un influencer. Quindi da un lato c'è questo aspetto, ma dall'altro c'è una fortissima pressione all'idealizzazione e al successo.